Bravissima, tra l'altro, concisa, va benissimo. Renderei ora la parola a Alessandro Belardinelli, che ricordo, operaio della FIOM, dell'RSU, dell'Indesi, ahimè, Wirpo. Già segretario PDC di Tolentino, compagna di Matelica. Sì. Salve compagni e compagni. Allora, prendere parte al processo costituente del nuovo Partito Comunista qui nelle Marche è per me un passaggio storico che aspettavo da oltre 20 anni. Infatti avevo 15 anni quando ci fu la dissoluzione con la Bolognina del Partito Comunista, il più forte dei paesi occidentali, e ricordo benissimo lo sconforto di molti compagni di Materica e il senso di smarrimento che si percepiva anche nella locale sede della FIGC. Solo nel biennio successivo, 90 e 91, i comunisti in Italia riuscirono a riorganizzarsi e l'Assemblea Nazionale al Palaeo di Roma fece partire l'esperienza di fondazione comunista con grande partecipazione e militanza, ma negli anni è naufragata, producendo innumerevoli scissioni nonostante agli inizi raccoglievamo percentuali a doppia cifra. Oggi siamo dentro un processo costituente comunista che secondo me doveva avviarsi molto tempo prima, e l'occasione c'è stata con l'aggravarsi della crisi economica del 2008, una crisi in cui siamo ancora impantanati, soprattutto nella nostra regione, con una classe politica miope e al servizio ancora del grande capitale, sempre più concentrato nelle mani di pochissime famiglie, che oggi loro sì hanno superato questa crisi di sovrapproduzione, svendendo il patrimonio industriale con tutte le competenze acquisite dalle maestranze, e quindi svendendolo alle multinazionali americane in primis, come è successo alla Indesit con Whirlpool, dove lavoro da oltre 20 anni, ricoprendo anche la carica di RSU FIOM presso il sito di Albagina a Fabriana. Questo stabilimento dove lavoro chiuderà a fine giugno a causa delle delocalizzazioni, quindi hanno delocalizzato i forni che facciamo da 30 anni, e quindi questi forni andranno in Bologna ricevendo come magra compensazione tutti i piani cottura prodotti da Whirlpool in Europa, che però non bastano a compensare e azzerare gli esuberi. Quindi i 700 lavoratori di Albagina al 1 luglio verranno tutti trasferiti a oltre 20 km di distanza nello stabilimento di Melano, sempre nel comune di Fabriano, con la prospettiva di ritornare in cassa integrazione straordinaria fino al 2018. Su questo dico che 6 anni che facciamo cassa integrazione, quindi è una cosa ormai estenuante per tutti, anche a livello economico, salariale e via dicendo. Quindi ecco, i volumi produttivi. Questo punto troverete delle schede che sono state allegate insieme a tante altre, dove ecco, ci sono anche compagni della FIOM, di Pomigliano d'Arco, della ThyssenKrupp, anche ecco, della Whirlpool. Le schede le abbiamo anche scritte a più mani insieme anche ad altri delegati della FIOM, non solo di Albagina ma in Comunanza e anche altri distretti rimasti ancora in vita, non sappiamo fino a quando. Quindi queste delocalizzazioni sono state comunque tutte verso la Polonia, la Russia, la Turchia. Gli esuberi non scendono nemmeno con gli incentivi all'esodo, che sono quantificati in 50.000 euro lordi, perché comunque il distretto fabianese non offre più nessuna possibilità di ricollocarsi con un altro lavoro. Anche il Job Act e le 43 tipologie di contratti precari scoraggiano chiunque a lasciare un lavoro a tempo indeterminato per fare un salto nel buio. Quindi su questo bisogna parlare chiaro, cioè oggi gli accordi si fanno solo per dare questi incentivi all'esodo e per non rovinare l'immagine di alcune multinazionali ancora presenti in Italia, che comunque ecco, non vogliono aprire quelle procedure di mobilità coatte, allora alleggeriscono gli organici con queste forme di sostentamento che però durano solo tempo di qualche anno, perché poi se non ci si ricolloca siamo da capo a 12. Ecco, quindi da qui nasce l'urgenza di fondare un partito comunista, riorganizzare le decine di migliaia di compagni che anche nelle manifestazioni della FIOM
in tante occasioni ho incrociato nelle piazze, perché anche l'abbattimento del costo e dei diritti del lavoro, le delocalizzazioni, l'assenza dello scontro di classe, di vere lotte di studenti, operai come oggi in Francia, la precarietà permanente, quindi tutti questi sono temi per noi fondamentali e per un partito comunista dovrebbero essere al centro di ogni battaglia politica. Quindi in Italia, adesso per parlare un attimo della situazione economica italiana, qui non a caso vengono imposte queste politiche proprio in Italia, perché l'Unione Europea ritiene che ormai la gabbia che ci hanno affibbiato con la Troica, la BCE e l'Euro hanno portato a un modello di sviluppo non più riformabile, e quindi anche la vicenda greca sta lì a dimostrarcelo. L'Unione Europea è stata plasmata dai poteri forti, a tutto svantaggio dei soggetti sociali cui noi ci rivolgiamo. Quindi questi organismi, che sono anche legittimi, perché non abbiamo votato nessuno per la Troica, per il Fondo Monetario Internazionale, sono da abbattere, da ristrutturare completamente, per creare veramente quei valori, metterli in pratica, di libertà, uguaglianza, di solidarietà tra i popoli. Quindi per invertire questo processo involutivo e di arretramento sociale, economico e democratico che stiamo vivendo in Europa, anche dall'accordo di Maastricht, ricordo, e anche dai successivi trattati, nonché dal pareggio di bilancio in Costituzione, che questa è una sciagura immensa per il nostro Paese, è necessario riattualizzare, penso, le teorie marxiste e leniniste. E anche come sintetizzato dal compagno economista Vladimiro Jacquet, di cui ho letto diverse schede, occorre restringere le differenze che oggi esistono tra i conti con l'estero di ciascun paese dell'Unione Europea. Quindi ridurre la forbice del debito pubblico in primis. E visto che l'Italia non può più mettere mano al tasso di cambio con questo euro ormai a cambio fisso, quindi non può svalutare la moneta e dare ossigeno in questo modo all'industria ed esportazione. Ricordo che l'Italia è ancora la seconda economia manifatturiera in Europa dopo la Germania, e l'Italia non può nemmeno spingere sul pedale della spesa pubblica per lanciare una vera politica industriale degna di questo nome. E quindi i vincoli europei e nazionali ormai imposti da Draghi lasciano alla nostra politica pseudo-riformista un'unica strada: l'azzeramento del costo e dei diritti sul lavoro. Quindi la precarietà permanente e il ricatto sempre più feroce del turbocapitalismo verso i lavoratori e gli sfruttati. Per questo credo fermamente che sia essenziale ricostruire un partito comunista, ridisegnando una società più giusta e profondamente diversa da quella attuale, che sconfigga anche le insopportabili disuguaglianze ormai sempre più accese, e un partito comunista che faccia gli interessi dei più deboli. Oggi il vero potere è in mano a una dozzina di lobby e a comando familiare, sono i guardiani dell'imperialismo, che muovono guerre mascherate da scopi antiterroristici per esportare la democrazia, quando invece sappiamo benissimo che sono sempre scatenate per il controllo delle risorse energetiche, di cui i processi di accumulazione capitalista non possono fare a meno, per autoalimentarsi fino all'autodistruzione del pianeta in cui viviamo. Un pianeta che dobbiamo invece, da comunisti, preservare, lottando a fianco dei vari movimenti ambientalisti, ma anche, penso, ai movimenti NOTAV, il NOMUOS, NOTAMULIN, gettiamo le basi in Sardegna e via dicendo, con il compito di unificarle queste lotte, renderle veramente efficaci, altrimenti è un'armata brancaleone. Infine penso che le nuove tecnologie di cui tutti disponiamo siano utili, ma non possono sostituirsi alla vita di partito. Internet sarà sempre più invasivo, l'automazione pure, ma rimane pur sempre un mondo virtuale, un mondo in cui noi comunisti dovremo entrarci per velocizzare lo scambio di informazioni, per elevare la cultura personale e per sapere cosa succede a livello anche internazionale, visto che l'informazione oggi in Italia è pilotata e comunque è anche molto oscurata sulle lotte. Però ecco, non possiamo fare a meno degli organismi decisionali e delle dinamiche democratiche
che prevede il confronto, la partecipazione e prevede la vita di partito, la vita e i rapporti umani dentro un partito. Quindi concludo dichiarandomi completamente in linea con le 20 tesi che ho letto e che caratterizzano questo congresso costitutivo del PC Marche. Faccio presente che la tesi 19 sull'antiimperialismo e quella sull'internazionalismo era assente nel PRC dal lontano 2001, come la questione quindi fuori dalla NATO, no alle guerre e no alla troica, che sono state goffamente superate dal bertinottismo. Esprimo infine grande soddisfazione nel leggere la tesi 20 proposte per un programma minimo. Qui troviamo anche il reddito di cittadinanza, ci sono le principali linee guida per un comunista, a partire anche dall'intervento pubblico in economia, passando poi per la riforma del welfare e la necessità soprattutto di una sanità pubblica ed efficiente senza ticket. Per finire con la riduzione generalizzata dell'orario di lavoro a parità di stipendio e quindi con la necessaria poi riduzione dell'età pensionabile, non solo per i lavoratori usurati ma per tutte le categorie, perché ormai è indecoroso pensare di dover lavorare 43 anni per chiunque, qualsiasi lavoratore, penso anche a una maestra d'asilo o chiunque che faccia un qualsiasi turno dentro un ospedale o dentro un qualsiasi ente pubblico. Quindi anche per gli artigiani, per i commercianti, bisogna trovare il modo per parlare a per fare una politica di massa e parlare a tutto il panorama, diciamo, dei lavori oggi sempre più scarsi qui in Italia. Quindi vediamo anche che c'è una forte migrazione comunque da parte anche di coetanei, mai sembra che solo andando all'estero ci si riesce a ricollocare e a guardare un po' più al futuro, ma questo non può essere la soluzione. Espatriare per trovare un lavoro in Nord Europa è come ammettere di aver fallito in tutti i sensi. Quindi mettiamo insieme le forze, cerchiamo di ribaltare la situazione. Certo, sarà un lavoro di lunga lena, dovremmo ripartire dai territori, penso, e poi ecco, ripartire con le lotte di classe. Ormai la vera lotta di classe la stanno facendo soltanto i padroni alla rovescia. Quindi noi dobbiamo rispondere, dobbiamo essere all'altezza di questa sfida. Il sindacato da solo non basta, Landini ha provato a fare la coalizione sociale, ma non è nemmeno decollata, perché poi il sindacato che fa politica non è credibile. Quindi per essere credibili bisogna parlare chiari, avere due o tre punti principali sul lavoro, cui concentrarci e fare le nostre proposte. Quindi ecco, rimbocchiamoci le maniche e riattualizziamo il marxismo. Qui nelle Marche era nata anche l'associazione degli studi marxisti, che potrebbero essere molto utili per una scuola di partito e quindi per approfondire queste tesi anche tra i giovani, tra coloro che non hanno neanche conosciuto comunque il Partito Comunista Italiano, che fino all'89-91 è stato presente in Italia. Quindi lavoriamo tutti nei territori per cambiare lo stato di cose presenti. Grazie.